Ciao, ciao, buongiorno, sono Gianluca Spadoni, è venerdì, parliamo di network, ne parliamo qua sulla pagina e ti invito già adesso ad aderire al gruppo Networker Vincenti dove continuamente parliamo di network, di questa nuova professione. Tra l'altro, oggi commentiamo un articolo che è uscito da qualche giorno e che parla di dati. Io tutto l'anno parlo di sensazioni, parlo di quello che raccolgo. Una volta all'anno parliamo di dati. In realtà sono dati che arrivano in parte dagli Stati Uniti. C'è un'unica realtà che si chiama Seldia, che è quella che monitora il mondo del network, della vendita diretta, che monitora gli incaricati, i fatturati, i volumi a livello mondiale. E poi c'è Avedisco, che invece è l'interlocutore italiano, l'unica associazione in Italia che controlla, che verifica, che mette insieme sia gli incaricati, i collaboratori che le aziende e ci dà una volta all'anno una mappatura di quello che sta accadendo. Tra l'altro te lo metto qua nei commenti, quindi puoi andarti anche a vedere l'articolo che è uscito proprio a fine giugno da Avedisco e che parla. Fa una fotografia chiara di un mercato che ancora una volta è in crescita. Parliamo di un settore che nel mondo ha superato quest'anno 193 miliardi di euro di fatturato. 193 miliardi, questo è quanto cuba il nostro mercato, quello che cuba l'industria della distribuzione fatta direttamente, fatta a network in tutto il mondo. E in questo momento più di 118 milioni di persone operano nel sistema della vendita fatti in questa maniera, con questo sistema distributivo, fanno questa attività. Insomma, stiamo parlando del doppio dell'Italia. L'Italia fa 60 milioni di abitanti, vuol dire che nel mondo ci sono due Italie che lavorano. Tra l'altro, dato interessantissimo, lo puoi leggere, più di 10 milioni lo fanno come professione, quindi non solo è un'industria che cresce, ma cresce dal punto di vista qualitativo. Ci sono 10 milioni di professionisti, 10 milioni di persone che vivono costantemente e in tanti casi anche molto bene, con grandi risultati, da professionisti. 10 milioni nel mondo. Poi altro dato interessantissimo, i tre quarti sono donne, quindi qui potremmo aprire tutto il tema della libertà, di poter crescere, del liberismo, delle pari opportunità in un mondo del lavoro che ancora, insomma, deve creare l'obbligatorietà delle quote rosa, che deve spingere, deve forzare in alcuni casi. Qui c'è un'intera industria che invece è fatta prevalentemente di donne. E poi, insomma, andiamo a vedere i vari paesi e dove questo sistema distributivo si colloca e vediamo che sono tutte economie mature e notiamo due cose. Primo, che c'è un sorpasso al vertice, mentre per 50 anni sono sempre stati gli Stati Uniti il primo paese, come per volumi, per fatturati. Dal 2018 la Cina supera gli Stati Uniti. Quindi abbiamo un sorpasso al vertice, abbiamo un'ulteriore conferma che c'è un continente, quello cinese, che sta crescendo e che sta crescendo anche dal punto di vista della maturità della distribuzione. E l'Italia rimane al dodicesimo posto come volumi. Parliamo di più di 3 miliardi in Italia. Quando io dico sempre, noi che siamo calciofili e neanche il calcio fa 2 miliardi e 8, quindi il mondo del network muove in Italia più fatturato del mondo del calcio. Eppure non sempre raccogliamo favori, non sempre raccogliamo la stessa passione che raccoglie il calcio. Ora ti invito a utilizzare questi dati perché al di là delle opinioni, al di là delle mode, al di là dei campanilismi, al di là delle affezioni, al di là dei fanatismi, al di là del fatto che tifiamo o meno un'azienda o un sistema distributivo, qui parliamo di dati reali e sappiamo molto bene che quando un uomo di opinioni incontra un uomo con i fatti, l'uomo con le opinioni è morto. I fatti parlano chiaro. Non so se li conoscevi, se ti va, diffondili, falli arrivare ai tuoi collaboratori, falli arrivare in giro, commenta tranquillamente questo dato e renditi conto di quale grande benedizione hai avuto incontrando un settore che cresce, un'industria che cresce, un mondo che evolve e che all'interno di questi fatturati parla di storie di persone. Ci sono persone che evolvono, ci sono famiglie che riescono ad avere tenore di vita diversi, ci sono interi viaggi di conoscenza, di scoperta, che rendono la vita di un professionista nel mondo del network non solo più ricca, ma più ricca sicuramente di conoscenza, di esperienza, di valore e di valori. Dai, dai che ce la facciamo!